Ciao a tutti! Oggi vi voglio portare alla scoperta di un posto bellissimo che tra l'altro è vicino casa mia, ma come spesso accade quando ci sono cose belle vicino casa, noi sembra che non ce ne accorgiamo. Non so, forse perché sono vicine case, quindi noi pensiamo, che ne so, che non siano interessanti, ma molto spesso non è così. Insomma, io avevo una giornata libera e mi sono detta, perché stare in casa quando potrei stare all'aria aperta, visto che finalmente è uscito un po' di sole, insomma, si respira. Ho guardato un po' su internet e ho ripensato a questo posto, che non è altro che il parco che contiene le cascate delle Marmore in Umbria. Non so se avete mai sentito parlare di queste cascate, di questa cosa. Sono comunque cascate che risalgono ai romani, le costruirono i romani. E quindi niente, questo diciamo è un po' il paesaggio che si vede gironzolando un po' in questo parco in attesa che aprissero i cancelli per poter andare a queste cascate, e questo diciamo è il sentierino che si percorre per poter appunto arrivare all'ingresso del parco e quindi poi ammirare queste famose cascate, che se non sbaglio sono formate praticamente da due fiumi che poi appunto si uniscono, e praticamente sono fatte da tre salti di acqua. E questo un po' appunto è il paesaggio che c'era tutto lì intorno, bellissimo, e come spesso accade in questi posti un po' più umidi, a me colpisce sempre tantissimo la brillantezza del verde. Il verde della vegetazione in questi posti è assolutamente diverso da quello che trovo qui vicino a casa mia. E questo diciamo è il primo tratto di queste cascate che inizialmente appunto si vedono di questa diciamo intensità, perché bisogna attendere che aprano diciamo una specie di cancello, insomma comunque di cosa che ostruisce il passaggio dell'acqua, un po' come su una diga scusate, e a mano si vede aumentare l'intensità di questo getto d'acqua, e, che è annunciato praticamente da delle sirene che suonano ogni non so quanti minuti per avvertire appunto dell'apertura, perché comunque queste sono zone in cui ci sono anche delle grotte e quindi attirano molto anche gli speleologi, e quindi magari queste campane servono proprio, queste sirene, ad avvertire appunto che sta per arrivare un grosso flusso di acqua. E quindi niente, stavo qui ad aspettare appunto che aprissero, e infatti poi a un certo punto si vede che comunque il flusso di acqua aumenta di molto, ed è veramente uno spettacolo. Più che altro io rimango proprio diciamo ipnotizzata dal getto, quindi proprio dalla cascata dell'acqua, perché sembra, come vedete, una cosa molto leggera, molto delicata, e in realtà ha una potenza assurda, però veramente è un grandissimo spettacolo. E infatti, mentre gironzolavo intorno a questo parco, c'erano anche ovviamente i famosi fogli informativi che ti informano delle varie cose, e c'era scritto praticamente che tra la fine del 700, insomma l'800, i pittori dei vari paesi dell'Europa giunsero appunto qui in Umbria appunto per vedere il posto, insomma per dipingere, e quando arrivarono appunto qui alle cascate delle Marmore, insomma in questa zona, rimasero veramente molto sorpresi dalla varietà della vegetazione, comunque della flora, della fauna del posto, che per la prima volta iniziarono appunto proprio a dipingere questi paesaggi stando proprio sul posto, quindi non chiusi nel loro studio, ma proprio stando sul posto, perché proprio erano stregati da questi luoghi.
E qui c'era praticamente poi questo, diciamo, tunnel che era, diciamo, sembrava da fuori buio, ma in realtà poi dentro era illuminato. E in fondo c'è infatti una sorpresa. Questo mi è piaciuto tantissimo. Questo è stato il punto più bello di tutto il percorso. E ogni tanto c'erano appunto delle goccioline che ti cadevano addosso, ma insomma bastava prendere quella specie appunto di impermeabili che danno quando compri il biglietto e non c'era problema. E questo è veramente molto molto suggestivo, molto bello e anche abbastanza lungo, devo dire. Appunto cercavo di non riprendere le persone, ma tanto non si vedono. Tutti appunto con gli impermeabili, perché alla fine si arriva fuori e si vede proprio l'acqua molto molto vicino. Poi insomma ve lo faccio vedere. Purtroppo non ho potuto riprendere tantissimo perché comunque mi si stava bagnando tutta la videocamera, mi stavo bagnando tutta io, ma più che altro la videocamera, e quindi ho fatto giusto ecco appunto ora una ripresa molto molto veloce. E qui comunque era veramente molto molto bello. Poi appunto ecco, si usciva là fuori, ti bagnavi tantissimo, però appunto ecco, vedevi tutto questo spettacolo di acqua, di nebbiolina, molto rinfrescante, molto bello. Cioè, a me queste caverne così, queste grotte ricoperte di verde mi piacciono tantissimo, perché non lo so, mi ricordano un po' la Scozia, che è uno di quei posti che mi piacerebbe veramente tantissimo visitare. E niente, quindi io non ho fatto altro che riprendere tutti i vari scorci che più mi piacevano durante questo percorso, che non è lunghissimo, però comunque ci passi il pomeriggio, perché comunque ti fermi, è piacevole, ammiri il paesaggio, qui si vedeva appunto la nebbiolina dell'acqua, bellissima. E qui niente, mi colpiva il verde, a me mi colpiva proprio sempre il verde, molto brillante. E comunque ecco, sì, è un posto bellissimo, vicino, e io però non lo conoscevo. Cioè sì, avevo visto queste cascate una volta passando un po' così per la strada, ma insomma non mi ero informata mai più di tanto. Qui bellissimo questo ponte perché passa proprio sopra tutta quest'acqua ed è quasi vertiginoso vedere appunto tutto questo flusso di acqua sotto di te, è bellissimo. E devo dire che per essere poi un giorno feriale c'era anche parecchia gente, insomma. Bellissimo, qui veramente ti girava la testa a guardare il ponte e i tuoi piedi e l'acqua tutto intorno. Bellissimo. Io non mi sono ripresa mai praticamente perché ero veramente in condizioni orrende, avevo i capelli tutti umidi, orrendi, quindi ho lasciato perdere. Vi ho evitato questo spettacolo e ho preferito riprendere lo spettacolo della natura, che forse è meglio. E qui niente, c'erano i soliti appunto percorsi, scale, sale, discese, quindi mi è piaciuto tantissimo perché mi sono anche allenata. E qui era un punto in cui c'era tutta questa nebbiolina bellissima. E questo mi è piaciuto tantissimo, questo pezzo. Infatti, io ho fatto anche la foto, l'ho messa nell'anteprima. Perché quel masso, quel modo in mezzo all'acqua, è piaciuto tantissimo. Affascinata dalla nebbiolina questa qui delle gocce d'acqua, che secondo me, magari perché era un po' nuvoloso, ma secondo me quando c'è il sole. Qui ci sono non uno, ma un bel po' di arcobaleni e è uno spettacolo ancora più magico e
sembra quasi appunto un posto surreale. Quei boschi che sono abitati da fate, gnomi, elfi, insomma, queste cose qua. Io qui che riprendo il verde, ovviamente. E qui c'era questa specie appunto di laghetto con i pesci e c'erano tutte queste piante acquatiche che mi piacevano tantissimo, quindi le ho ovviamente riprese. Che praticamente è alla fine del percorso, da qui in poi si torna indietro. E quindi niente, io spero che questo video vi abbia rilassato, vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!